Da Radio Speranza va ora in onda APG Time, a cura della comunità Papa Giovanni XXIII. Mi sono visto anch'io quando ero senza Dio e così. Eccoci carissimi amici radioascoltatori di Radio Speranza in Blu e benvenuti al 41esimo appuntamento insieme con APG Time. Eccoci, in questo appuntamento insieme abbiamo un gradito ritorno, della carissima Geppi Sant'Amato. Ciao Geppi, bentornata. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e a te in particolare, Cristiano, grazie per l'invito. Grazie a te carissima, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che tu eri stata presente con noi insieme a Reginella alla 30esima puntata. Ecco, parlammo di Sandra, la beata Sandra Sabattini, no? Tu e Reginella siete state sue amiche in vita, lo siete tuttora. Certo. Ricordiamo Sandra, che è una bellissima figura di una ragazza venuta a mancare purtroppo troppo presto, a 22 anni, nell'84. Ed è stata beatificata il 24 ottobre del 2021. Ecco Geppi, bene, ecco, oggi perché sei qui? Perché insieme alle tue amiche, no? Alle amiche di Sandra, ma hai curato tu poi alla fine questa bellissima, aggiungerei questo aggettivo, no? Edizione di uno schema, di un sussidio, no? Per recitare la preghiera del Rosario. Ecco, è un libricino formato tascabile, edito da Sempre Editore, e appunto curato, no, da Geppi, come dicevamo, e con le meditazioni della beata Sandra Sabattini. Ecco perché ho voluto fare, diciamo, questa ulteriore chiacchierata con te su questo libricino, Geppi, perché da quando l'ho aperto, ecco, mi ha colpito subito. Intanto mi ha colpito subito, sono sincero, la sua dinamicità, perché per una preghiera, no, come il Rosario, che sembra un po', no, se vogliamo, tra virgolette, definirla macchinosa o comunque lunga, poco dinamica, che poi non lo è, magari poi affronteremo anche questo discorso, però diciamo affrontarla con un sussidio così ecco, veloce, bello, snello, diciamo quasi, no, cioè, aiuta, no, a pregare con questa modalità, no, del Rosario. E quindi ho detto, dai, magari ne parliamo con Geppi, che ha curato questa edizione. Quindi, grazie, sì. Quindi l'intenzione era proprio questa, Cristiano, quella di poter avvicinare questo tipo di preghiera soprattutto a chi ne è più lontano, a chi è meno abituato, a chi la sente appunto troppo strutturata e magari pensa che non sia adatta alla propria crescita spirituale. Certo, bene. E Geppi, prima domanda, ecco, come nasce quindi questo sussidio e dove eventualmente si può acquistare? Ecco, dici molto semplicemente. Allora, dunque, è nato proprio dall'esigenza di pregare. L'esigenza di pregare con il rosario e affiancare a questa preghiera tradizionale la freschezza della figura di Sandra. E sono state proprio il gruppo delle amiche di Sandra che già da alcuni anni hanno animato la preghiera del rosario il primo giovedì del mese nella parrocchia a Rimini, dove Sandra è cresciuta. Bene. E quindi a turno, una volta al mese, andavano ad animare la preghiera del rosario, che normalmente in quasi tutte le parrocchie viene recitata prima della messa feriale, cioè proprio durante la settimana. Certo. E,
e si usavano, cioè si usava appunto commentare, cioè abbinare ad ogni mistero una frase di Sandra. Ecco, abbiamo così raccolto, selezionato delle frasi che potessero essere particolarmente d'aiuto nella meditazione dei misteri. E via via abbiamo cercato di riempire tutti i cinque misteri dei quattro certo. grandi misteri della luce, della certo, gloria, certo, del certo. dolore che la Chiesa ci gloria. Propone, certo. Esattamente, esattamente. Ascolta, e straordinariamente, sì. scusa, cioè volevo dire che proprio abbiamo, cioè non è stato difficile riuscire a trovare veramente degli spunti che aiutassero proprio a cogliere attraverso la vita di Sandra, nella sua quotidianità, qualche spunto legato proprio a queste immagini, cioè queste icone, per così dire, della vita di Cristo. Certo, certo, che bello. E quindi dai, nasce quasi proprio spontaneamente, no, da sé questo. Assolutamente sì, dal bisogno di pregarlo, quindi. Bene. Prima è stato vissuto e poi è stato pubblicato. Bellissimo, ecco. Quindi dai, un libricino che ha anche un'anima, no, se vogliamo, ecco, quindi assolutamente. Bello. E poi chiaramente viene arricchito dall'anima di tutti coloro che lo utilizzeranno. Certo, ecco, certo. Certo. E questa è la cosa bella, cioè di far vivere questa continuità di preghiera, di relazione con il Signore, passando attraverso Maria, la sua mamma, e in questo caso presi per mano da Sandra Sabatini. Certo. Geppi, dove si può acquistare questo libricino? Allora, di sicuro andando sul sito dedicato a Sandra Sabatini, che è www.sandrasabattini.org, c'è uno spazio proprio dedicato alla bibliografia, tutti i libri che sono usciti finora su Sandra e con Sandra, e cliccando sopra l'immagine del libricino del rosario, ci sono tutte le indicazioni per poterlo ordinare. Benissimo. Ascolta, allora, in questo libricino, oltre a come recitare il rosario, perché chiaramente no, era giustamente sì, scontato. Siamo partiti proprio dal pensando al ragazzino o alla persona, certo. anche adulta, che non l'ha mai fatto. Allo che schema, proprio, allo schema. Si persa, ecco. Certo, certo, alla tecnica, diciamo, chiamiamola esatto, così, insomma. Cercando di proporlo in modo anche molto snello, giovanile, insomma, diretto, adatto sì. Che sì, non sì. disturba anche le persone che lo recitano da sempre. Infatti. E che possono trovare appunto una novità nell'abbinamento con queste belle meditazioni di Sandra. Certo, comunque dicevo, avete messo questo, no, come recitare il rosario, questo schema, sì. però preceduto da tre piccole, possiamo chiamarle prefazioni, riflessioni, non so, ecco, sì. una da parte del vescovo di Rimini, Francesco Lambiasi, sì. che mi colpiva perché, allora, lui intanto dice, Francesco Lambiasi dice, il centro della nostra fede, della fede cristiana, è Gesù. Ma quel Gesù che senza la madre, no, senza Maria, sarebbe irriconoscibile. E poi fa riferimento, no, a chi prega, dice non vi sentite, no, in colpa se non riuscite a recitare il rosario sempre o ogni volta, no, che lo vorreste, ma vivetela con serenità. Ed inoltre dice, pensate, no, lascia un'immagine, no, dice, pensate agli innamorati. A quanto bisogno c'è tra gli innamorati di dirsi in continuazione ti amo, ti voglio bene e trasmettersi, no, questi sentimenti. Ecco, un po' lui fa riferimento a questa immagine degli innamorati per descrivere cos'è e come si dovrebbe vivere la preghiera del rosario, cioè nell'innamoramento con Gesù, il dirgli attraverso sua madre continuamente: Gesù, io ti amo, io sono tutto te stesso, tu sei me stesso, insomma, ecco, proprio dichiararsi quell'amore
continuamente. Ecco, voi Geppi, ecco, questo un po' mi dicevi l'avete vissuto, no, prima di scrivere questo sussidio. Ecco, cosa ne pensi e cosa puoi dire ai nostri radioascoltatori rispetto a questa relazione con Gesù attraverso il rosario? Guarda, il rosario è una preghiera un po' particolare, perché non è una preghiera liturgica, ma è una preghiera devozionale, e è anche spesso criticato. Cioè, secondo me il Vescovo Francesco, quando ha detto quella cosa della ripetitività, è perché è una delle critiche che viene fatta soprattutto al rosario, perché c'è questa ripetitività della preghiera, e può sembrare una preghiera senza anima, una preghiera solo di parola. Certo, meccanica, certo. Meccanica, grazie. Ecco, infatti il Vescovo Francesco riempiva questa meccanicità proprio dicendo: guardate, non pensate che state ripetendo a caso, a casaccio, ma la ripetitività è proprio dettata da questo desiderio di stare con chi si vuole imparare ad amare. Che ecco. Bello, che bello. Non è detto che chi si avvicina e chi prova a sperimentare il rosario sia già chi è arrivato a raggiungere, certo, una grande intimità anche con Maria. Certo, e io credo di esserne l'esempio più calzante, perché ancora devo crescere, certo, in questa bella relazione, e spero appunto attraverso, cioè mi sono sentita proprio di approfondire certe cose anche proprio nel curare questa pubblicazione. Benissimo, poi Geppi, andiamo avanti, c'è anche una bella riflessione di Giovanni Paolo Ramonda, nostro responsabile generale, che fa tanto riferimento alla bellissima vita di Sandra, no? Alla sua semplicità, alla sua, sì, profondità, proprio veramente una bella figura. E poi c'è anche la tua, no, di riflessione in questa piccola prefazione, dove fai riferimento a Maria, madre della Chiesa, no? Attraverso cui Sandra un po', no, prendeva, no, da questa bella figura ecco, quell'amore casto e puro che poi ha vissuto anche nel suo fidanzamento. Nel fidanzamento. Bene, sì. Come mai tu hai dato questo appellativo a Maria, madre della Chiesa, pensando a Sandra? Beh, Maria, madre della Chiesa, molto prima di Sandra, ecco, e più che altro c'è stato appunto cercare di cogliere attraverso l'umiltà di Sandra, cioè questo avvicinarla all'umiltà di Maria, perché Maria è una colonna portante della nostra fede, però è altrettanto cioè in disparte, altrettanto intimamente proiettata a far giungere le persone a suo figlio, ecco, cioè non, benissimo, è lei la protagonista della storia, certo, lei è semplicemente uno strumento, ecco, e quindi, anche Sandra stessa, certo, non avrebbe mai immaginato tutto quello che si sarebbe costruito attorno a lei, anche con questa, certo, con la beatificazione, così, perché per lei la cosa importante era, certo, era stare col Signore e migliorare la propria vita, proprio raggiungere la felicità nello stare con Lui, nello scegliere di stare con Lui. Certo, in quel sì aggiungerei, no, dato a Gesù attraverso proprio la sua Chiesa. Sì. Bene, esatto. Geppi, allora io direi di fermarci un attimo, darei la linea alla regia per la consueta pausa musicale.
E anche noi vogliamo cantare la grandezza del Signore insieme a Gen Verde con questo brano Mi Alma Canta, brano del 91. Geppi, conoscevi questo brano? Conosci questo brano? Sì, sì, lo cantiamo spesso anche in comunità, anche perché essendo la nostra una comunità internazionale, spesso abbiamo anche celebrazioni mondiali dove i canti nelle lingue parlate, nelle zone dove siamo presenti come comunità Papa Giovanni, missione, certo. Rendono proprio l'idea di questa appartenenza, ecco, quindi benissimo. Questo magnifico spagnolo è proprio nel nostro cuore. Bene, ecco, siamo con Geppi Santamato, ricordiamo che ha curato un sussidio per recitare la preghiera del Rosario attraverso le meditazioni di Sandra Sabattini, la beata giovanissima della comunità Papa Giovanni XXIII. Questo sussidio può essere acquistato nelle migliori librerie cattoliche o anche andando sul sito www.sandrasabattini.org. Bene Geppi, io leggendo questo sussidio mi colpivano alcune cose che vorrei rimandarti. Ecco, per esempio, nel terzo mistero della gioia, attraverso la meditazione di Sandra, ecco, Sandra dice, no? Attraverso il suo diario chiaramente: Dio, mi sai accettare così come sono, piena di limiti, paure, speranze, oppure sei stanco di questa farisea? Ecco, quante, penso a tante persone, no Geppi, che si sentono, no, sbagliate o sbagliano, cadono e fanno poi, no, a fatica a credere a quel perdono, no, di Dio, o a sentirsi comunque ancora amate. Ecco, cosa hai da dirci rispetto a questo? Guarda, la bellezza della figura di Sandra credo che stia proprio anche in questo, cioè non ti propone un modello di santità già confezionato, per così dire, cioè nelle pagine del suo diario emerge questa inquietudine, emergono le domande che lei si pone, le domande che lei fa continuamente al Signore. La sua è una preghiera proprio di ricerca di relazione, ecco, e quindi tutti ci possiamo riconoscere in queste parole, proprio perché Sandra non si dimostra in nessun caso già arrivata. Ecco, Sandra, certo, era un'atleta e, come si dice, era una centometrista, faceva atletica leggera e correva, insomma era una velocista e si allenava tanto, otteneva anche degli ottimi risultati. Questo allenamento che lei era abituata a richiedere fare, al proprio fisico, al proprio corpo, lei lo realizzava anche allenando la propria anima. Cioè, quindi, bene, sì, così come uno sportivo non si ferma mai una volta raggiunto un obiettivo, non si mette nel divano per dire ormai il record l'ho già battuto, ecco, ma continua sempre di più per in cammino, certo. Bravo, ecco, lei era così, cioè non si sentiva mai arrivata a un traguardo, benissimo, spirituale. E poi, quindi lei vedeva, sì, sempre quello che c'era da migliorare anche in sé. Bene, bene. Poi Geppi, ecco, passando al primo mistero del dolore, sì, Sandra fa riferimento alla preghiera, no? E dice: potremmo dire che siamo ciò che preghiamo. E poi riprende anche nello stesso discorso nel quinto mistero della luce, dove dice: le parole prima o poi finiscono e ti accorgi allora che non rimane che la contemplazione, l'adorazione, l'aspettare che lui ti faccia capire ciò che vuole da te. Ecco, parlare di contemplazione, di preghiera, no, di attesa, di adorazione con una preghiera come il Rosario, ecco, questo mi colpisce molto. Un po' già l'abbiamo detto all'inizio, no? Però ecco, se vuoi ribadire come possiamo, diciamo, unire contemplazione, adorazione, attesa con una preghiera così lunga come il Rosario, ecco.
Guarda, lo dicevi tu prima, insomma, quando ripetiamo costantemente le parole dell'Ave Maria, possiamo farlo con distacco, possiamo farlo con distrazione, possiamo farlo con disincanto, oppure possiamo farlo mettendoci proprio cuore a cuore. Partendo da questo presupposto, signore, io non so trovare parole in questo momento, non so neanche come poterti pregare, però il mio cuore è qui davanti a te e Quindi, attraverso questa preghiera co già sì, confezionata, ecco, è il tuo cuore che metti davanti certo, a tutto. Quindi E Geppis. questa è contemplazione, cioè mettersi lì e dire guarda, tu sei grande, tu sei amorevole, tu comunque mi accogli, Certo. diciamo prima, così come sono, e quindi io sono qui davanti a te. Quindi Geppi, scusa se ti interrompo, quindi se ho capito bene, giusto per dare un rimando, no, ai nostri radioascoltatori, no, tu dici non è tanto importante il tipo di preghiera, no, la modalità, no, del pregare, Esatto. ma quanto la predisposizione del nostro cuore, giusto? Esatto, perché Bene. appunto la preghiera è uno strumento, è un cammino, Bene, uno bene. strumento, ma è la relazione con Dio poiché è È importante e fondamentale. importante. Infatti per quello che Sandra Bene. diceva, non sono le parole della preghiera che Certo. sono importanti, ma Tutto alla il fine quello che resto. costruisco, Ascolta, sì. Geppi, invece nel quinto mistero della gloria, dove si contempla Maria, madre e regina del cielo e della terra, Sandra fa questa, diciamo, cioè voi scrivete questa meditazione di Sandra, che dice: la carità è la sintesi della contemplazione e dell'azione, è il punto di sutura, la carità, tra il cielo e la terra, tra l'uomo e Dio. Ecco, attraverso questa meditazione cosa vuoi dire ai nostri radioascoltatori, Geppi? Brevemente. Le parole sono quelle di Sandra, ecco, e attraverso la carità che poi nella comunità Papa Giovanni viene rappresentata dalla condivisione con gli ultimi, dalla nostra presenza al fianco degli Degli emarginati dalla emarginati, società, certo. dei piccoli, di chi è scartato, ma ha un valore grandissimo agli occhi di Dio. Certo. Ecco, cioè quindi la relazione, questa relazione con Dio, poi attraverso la vita con i suoi piccoli, Certo. permette questo incontro tra cielo e terra. Quindi quello Benissimo. che Sandra riconosce, dice contemplazione, stare con Dio, però c'è anche l'azione Benissimo. caritatevole, quindi la condivisione, la vita di Certo. Quindi amore per le persone. Sì. certo, quindi quella predisposizione alla preghiera e alla relazione con Dio di cui parlavamo, no, rispetto al nostro Ah, cuore, sicuramente. co diciamo coincide con la nostra predisposizione, apertura di cuore verso gli ultimi, verso i Certo, perché poveri, verso comunque gli anche per emarginati. Sandra è Certo. fondamentale riconoscere come questa sua forte relazione con il Signore la portava ad essere altrettanto presente alle persone che aveva attorno. Bene, Quindi non era bene. una relazione, un momento in cui lei si sentiva isolata dal mondo, lei Certo. partiva da questo silenzio, dalla contemplazione, per poi essere attiva al 100% ed essere presente agli altri, portando poi la sua vita con Dio. Bene, poi Geppi, questo libricino prosegue con le litanie della beata Sandra Sabattini, una preghiera, c'è cioè una bella preghiera di intercessione e una piccola biografia, no, della stessa beata. Ecco, io, Geppi, questo libricino lo consiglierei anche come piccolo regalo, piccolo ma grande, no, regalo di Natale, potrebbe essere Ah, un'idea, davvero, cioè, certo, anche grazie. ai giovani, agli adulti, insomma, dai. Veramente una bella cosa, ricordiamo, no, per chi volesse acquistarlo, questo libricino è presente nelle librerie cattoliche o sul sito www.sandrasabattini.org.
Già che ci sono, mi permetto di ricordare anche, certo, per i più piccoli, per i bambini, che magari appunto la preghiera del rosario ancora fanno più fatica. Certo. Ci sarebbe anche un libretto che è uscito sempre dalle edizioni, dall'editore Sempre, sì, sempre su Sandra, proprio per farla conoscere ai più piccoli. In maniera simpatica, in maniera adatta a loro. I disegni come un fumetto, sì. Certo. E poi c'è un cartoon, abbiamo anche il cartoon, è un cartone animato. Che bello. Tu la conosci Sandra e quindi 1, 2, 3 Sandra è il libretto per i bimbi. Bene. La conosci Sandra è il cartoon. Trovate tutto nel sito www.sandrasabattini.org. Benissimo, grazie, perché il cartoon mi sfuggiva, ecco, in questo momento, quindi hai fatto bene a ricordarlo. Ho tutti i piccoli strumenti per avvicinare Sandra e dopo suscitare un interesse e una curiosità nell'approfondire poi la sua bella figura. Certo, Geppi, noi ti ringraziamo infinitamente. Grazie a te e sempre a tutti gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di rimanere. Grazie, è sempre un piacere. Io chiuderei con questa frase di Sandra, con cui chiudete anche voi, no, il libricino. Nell'ultima pagina, ecco, inviterei la regia, dopo questa frase, insomma, a chiudere proprio la puntata, e tant'è che, radioascoltatori, vi do anche già da adesso l'arrivederci al prossimo appuntamento con APG Time. E Sandra dice questo: la vita vissuta senza Dio è un passatempo noioso o divertente con cui giocare in attesa della morte. Da Radio Speranza abbiamo trasmesso APG Time, a cura della comunità Papa Giovanni XXIII. Non c'è fallimento.